A fine Ottocento, San Paolo del Brasile non era ancora una metropoli irta di grattacieli, ma era già una città ricca e vivace, un miraggio per tanti poveri in cerca di una vita migliore. Fu allora che un re di larghe vedute, Pedro II, aprì le porte all'immigrazione europea e subito una valanga di diseredati si riversò nella terra promessa. L'edificio che allora accoglieva gli emigranti, reduci dalla traversata atlantica, oggi ospita un museo della memoria, dove i disagi che quell'umanità dolente dovette affrontare per realizzare i suoi sogni sono evocati da sbiadite e spesso impietose fotografie. Si cela nel profondo, in un fruscio leggero intona il proprio salmo, un canto che gli giunge dal termine del mondo e porta di lontano profumo di speranza e invade la tua stanza, ti fa sentire strano, ti fa apparire estraneo al gregge dei montoni condotti nel macello al suono dei milioni. Noi siamo il mare nero che di notte, protetto dal buio, si alza in onde e si butta sulla riva. Nella folla che transitò in quegli anni da San Paolo c'erano anche sei anarchici italiani che oltreoceano non cercavano solo una via d'uscita dalla miseria, ma soprattutto un nuovo mondo capace di realizzare quegli ideali di giustizia, uguaglianza e libertà che nella patria d'origine erano negati. Tra coscienza e natura. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Noi siamo il mare nero. Fu così che nel Brasile meridionale nacque la prima comunità anarchica del Sud America. Un esperimento, una sfida, un treno in partenza verso un mondo chiamato utopia. Perché non c'è maniera di strapparci dalla vita, ogni giorno rapita, riscattata ogni sera, perché non c'è paura che possa incatenare la voce che ogni giorno riusciamo a liberare. Siamo gli anarchici, 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 siamo gli anarchici. 400 chilometri a sud-ovest di San Paolo, nello stato del Paraná, non ci sono grattacieli. Sempre Brasile, ma la vita scorre coi ritmi tranquilli di ogni zona agricola del mondo. Laggiù si trova a Palmeira, una cittadina di 30.000 anime, i cui abitanti discendono da gente immigrata a fine Ottocento dall'altra sponda dell'Atlantico, polacchi, russi, tedeschi. Vicino a Palmeira, nel 1890, arrivarono anche gli anarchici italiani. Li guidava il pisano Giovanni Rossi, teorico del movimento. Comprarono delle terre e fondarono la loro comunità rurale, Colonia Cecilia, dove non c'erano né capi, né denaro, né beni privati. A propria colonia Sicilia, a propria esperienza. Quella della colonia Cecilia fu un'esperienza dura, bella, bonita, difficile. Difficile. E che deve ter sido. Per i partecipanti fu probabilmente il momento più importante della vita. Erano pochi. A quei tempi l'Europa era molto lontana dal Brasile, il viaggio via mare era lunghissimo e poi una volta a terra per arrivare all'interno del Paraná si doveva continuare con tutti i mezzi possibili, carrozze, muli, cavalli, buoi. Per poter arrivare all'interno del Paraná. Até hoje não vemos com tanta seriedade. Oggi si attraversa l'oceano così facilmente che riesce difficile capire quanto poteva essere doloroso prendere la decisione di andare in un nuovo mondo completamente sconosciuto. Allora non si parlava nemmeno di Brasile, ma di America. Andiamo in America, si diceva, come se andare dall'altra parte del mondo fosse una cosa da niente. In realtà era una decisione molto difficile, una scelta dettata da condizioni drammatiche di fame e miseria senza alcuna prospettiva. Così molti pensarono a un nuovo mondo, partirono e trovarono un nuovo mondo, costruirono un nuovo mondo.
l'eco dalle foreste. Per raggiungere il nuovo mondo che i sei italiani tentarono di inventare oltre l'oceano, bisogna uscire una ventina di chilometri da Palmeira. Prima su una comoda strada asfaltata, poi su una pista sterrata, circondata da una natura esuberante. Allerta compagni, formiamo l'unione, evviva evviva la rivoluzione. Ti lascio Italia, terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti. Ed ecco l'ex colonia. I terreni che un tempo ospitarono il villaggio e i piccoli campi degli anarchici, oggi sono coperti da vaste piantagioni di mais, grano e soia, alternate a quanto resta dei boschi naturali. Colonia Cecilia arrivò a contare 250 persone. Il ricordo di quella comunità, che sognava un mondo senza proprietà, né leggi né Dio, è affidato a vecchie foto, dove si vedono uomini, donne e bambini ora in tenuta da lavoro, ora in abiti della festa, forse cuciti in casa, ma capaci di una sobria eleganza. Ci sono anche foto di Rossi, l'ideologo del gruppo.